Buongiorno a tutti, ben arrivati nella nostra solita, eh, solito incontro che capita ogni tre settimane ormai di, di Let's People Rise. Eh, siamo tutti un po' collegati da, da luoghi non usuali, quindi ci scusiamo se dovessero accadere so, piccole disconnessioni e quant'altro. La mettiamo tutta in sostanza per essere connessi con voi. Eh, oggi siamo con Paola Cucchi, eh, una mia collega di People Rise. E con Luca Naschimben, eh, People Director di eh, Rigoni di Asiago. Eh, parliamo di nuovo, come la volta scorsa, di Okiars. Eh, mentre la volta scorsa abbiamo affrontato il tema da un punto di vista magari più teorico, eh, legando al libro che vi abbiamo fatto vedere la volta scorsa, Okiars for All, oggi vorremmo dare invece, come ormai nostra abitudine, eh, continuazione con un, un caso che è quello di Rigoni di Asiago. Eh, a cui, con cui abbiamo lavorato nell'ultimo anno proprio nel design di questo tipo di attività. Eh, dietro le quinte, come al solito, la Giulia San Martin, la nostra marketing manager che fa accadere questa cosa sempre meglio di, di volta in volta, e la Ilaria Giacometti, che è un po' la nostra disjockey in questo sì. tipo di attività. Eh, siamo felicissimi. Di poter ospitare Luca perché è un carissimo amico e con lui abbiamo fatto veramente tantissime cose, tantissimi scambi. Oggi direi che il tema è, proprio è capire come gli occhi ar possono essere d'aiuto eh, in un pillar che per noi è fondamentale: il pillar della chiarezza strategica. E, mh, direi che proprio, visto che abbiamo che è un po' la seconda puntata di, di questa tematica, cioè non andrei oltre, passerei la parola a. A Paola per cominciare con la prima domanda e per intavolare la conversazione con Luca. Bene, bene, grazie Antonio. Eh, buongiorno a tutti anche da parte mia. Grazie Luca di essere qui con noi oggi. L'idea è proprio appunto di parlare del caso Rigoni di Asiago e Abbiamo parlato se la volta scorsa e anche nel titolo del nostro incontro di oggi di come gli OKR ehm, siano uno strumento per abilitare la strategia. Questo per la domanda per te proprio, insomma, qual è stato, qual, è, qual era il bisogno eh, che poi vi ha portato a scegliere questa modalità, questa metodologia degli OKR. Buongiorno a tutti, grazie Paola. Eh, grazie Antonio, è un piacere per me essere qui e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando. E per rispondere alla tua domanda, direi che eh, negli ultimi due anni Rigoni di Asiago ha intrapreso eh, diciamo un percorso di riflessione eh, sulla propria strategia aziendale. Eh, è un tema la strategia che in un'azienda imprenditoriale viene molto spesso uh, gestita in maniera intuitiva, no? Quindi la strategia è nel fare nelle scelte dell'imprenditore. La crescita che ha avuto uh, l'azienda e l'organizzazione negli ultimi anni ci ha portato a dover invece mettere un pochino più a sistema il, il lavoro su, sull'asse strategico. Uh, quindi abbiamo avviato un percorso che è molto simile a quello che uh, fanno le aziende in questi casi, no? Di diciamo definizione di un purpose di alcuni building blocks di business una proiezione diciamo dei dati economico finanziari a tre anni ma al termine di questo percorso che pure è stato un percorso di, di, di qualità eh, era un po come no se fossimo pronti per la, per la gara per i 100 metri ma non avessimo le scarpe ai piedi no e quindi se dovessi dirti qual è stato il bisogno il bisogno è stato dire siamo alzati di quota abbiamo cominciato a riflettere sulla strategia, abbiamo proiettato questa azienda nel 2026, abbiamo capito come crescerà, eh, quanto crescerà, ma come facciamo poi ad arrivare lì. E quindi eh, l'adozione degli OKRs per noi è stato un, un modo per eh, provare a declinarla in azioni, diciamo, concrete e quotidiane, eh, di cui un'azienda come, come quella in cui lavoro ha estremo bisogno, perché è un'azienda del fare, no? È un'azienda che uh, è abituata a, uh, ad avere una concretezza anche quando parla di temi molto alti, e quindi è stato proprio un ponte. Io lo vedo proprio un ponte fra l'alta quota della strategia e la quota quotidiana del, del day by day business. Come faccio a raccordare queste cose apparentemente molto distanti? E, e lì è, stato, è stata geniale l'intuizione di, di adottare gli OKRs okay per, uh, per renderla concreta. Certo, ehm, anche l'altra volta quando abbiamo parlato degli occhiali abbiamo detto, da, parlato di alcune caratteristiche, no? il fatto di essere eh, un processo totalmente trasparente un processo che vede protagonisti, no? le, le, le persone, i manager, che autodefiniscono i propri obiettivi, i propri, eh, chi risalza, eccetera. Um, il fatto di essere flessibili no? e quindi mutevoli nel tempo, quindi non fissi, eccetera. Ecco, guardando un po' le diverse caratteristiche del... Um, anche proprio del progetto e del come si è manifestato il rigoni, quali sono le cose che ti hanno più colpito e che secondo te sono stati proprio il punto di, di forza e di attivazione del, del, del management? Ma allora la, la prima cosa che ti direi è anche eh, il fatto che abbiamo applicato gli OKR eh, in, in, in maniera interfunzionale, no? quindi qui magari forse due parole sì, certo. no? per chi non è dentro il progetto credo possa essere interessante, noi prima ancora di eh, andare a definire gli OKR, abbiamo definito i gruppi di lavoro, no? quindi abbiamo creato all'interno dell'azienda tre missioni, che abbiamo chiamato missione cliente, missione prodotto e missione enablers, la missione cliente raggruppa le direzioni commerciali, il marketing, l'innovazione, chi ha un purpose che sta più sull'esterno no, dell'organizzazione, eh, la mission prodotto invece è tutto il backstage, no? dalla produzione, la logistica, gli acquisti, tutto quello che fa funzionare poi il, il, il go to market. E interessante poi anche la terza mission, che è quella che abbiamo chiamato degli enablers, sì, sì. quindi gli abilitatori, no? Quindi, chi è che fondamentalmente poi aiuta le altre due mission nel perseguire diciamo, i, la strategia, i propri, i propri risultati? Dove c'è la direzione sistemi informativi, eh, la mia direzione, quindi la parte people e la parte finanziaria. Uh, è stato interessante perché abbiamo creato degli aggregati che andavano oltre l'organizzazione, quindi, a prescindere dalla struttura organizzativa e dai suoi layer, i vari riporti no? um, da organigramma. Uh, abbiamo creato dei gruppi di lavoro che anche attraverso il fatto di andare a disegnare poi degli OKR uh, di missione e quindi non degli OKR di singola funzione aziendale, hanno cominciato a uh, fondamentalmente far esplodere la collaborazione all'interno della missione e quindi abbiamo banalmente un marketing che si parla molto di più con il commerciale, i due stabilimenti che si parlano molto di più fra di loro nonostante siano fisicamente distanti ma anche intermissione e quindi eh, il sistema degli OKR ha anche consentito di, di mettere in piedi una governance, eh, una ritualità che ha dato un ritmo di collaborazione fra le diverse funzioni aziendali. Per me l'esempio è il mission leader del cliente, il mission leader del prodotto che si sentono quasi ogni giorno per confrontarsi su eh, tematiche. Eh, diciamo di, eh, di progettualità eh, su, sulla parte strategica e, e di asset di crescita dell'azienda. Quindi ti direi che il tema della collaborazione è la cosa che per me è stata veramente geniale di questo, di, questo, di questo progetto. Quindi superando un po' la logica del vecchio performance management, del vecchio KPI, del vecchio approccio strategico, in cui ho il piano strategico del sales, il piano strategico del marketing, per a metterli tutti quanti assieme. Ho una strategia aziendale, faccio un free art plan che molto spesso finisce in un cassetto, no? Questo anche non volevamo succedesse. Sì, Luca. Voglio chiederti: ma i tuoi colleghi cosa dicono? Cioè, molto bello, entusiasmante, dice, geniale, hai definito. Ma i tuoi colleghi come, come stanno in questo, in questo progetto? Che tipo di valore ci vedono? Che, che ritorni ti hanno dato? Ma eh, loro sono entusiasti tanto quanto me, eh, anche perché noi viviamo di, di luce riflessa come i no? quindi io posso anche essere entusiasta, ma se il business non è soddisfatto non mi fanno durare molto. E... Quello che io ti direi è un alto livello di energia, cioè il, il progetto abilitazione strategica tramite gli OKR ha creato nuove energie all'interno dell'organizzazione. Uh, e questo di fatto poi ha fatto anche nascere delle nuove iniziative anche, uh, diciamo, creative per fondamentalmente andare a perseguire poi quelli che, che erano i pillar, i pillar strategici. Quindi mh, ti direi: alto livello di energia, molta creatività ho visto uh, proprio nel, nell'andare a definire. Poi magari ne parleremo no? degli OKR che siano comunque ambiziosi nella parte di obiettivi ma che siano poi anche realizzabili da un punto di vista di, di strumenti di passi concreti quindi di key results e, e da terzo è aumentato il livello di comunicazione quindi mh, loro fondamentalmente mi dicono ci parliamo di più me l'ha detto sia l'imprenditore che si è reso conto che diciamo il, 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 il suo leadership team dialoga di più perché lo vede no? poi nelle riunioni periodiche nelle business review ma anche, eh, anche loro, e in particolar modo quello che dicevo prima, cioè il dialogo fra il mondo cliente e il mondo prodotto, quindi due, due universi quasi incommensurabili, no? cioè uno sta fuori e l'altro sta dentro, no? uno sta sul cliente e l'altro sta, sta sul prodotto, no? uno ha un approccio no, più relazionale e l'altro ha un approccio più ingegneristico. No? E, è stato anche un modo per creare una forma di dialogo attraverso la discussione per esempio dei key results, come posso aiutarti a raggiungere questo determinato obiettivo, che cosa devi fare tu affinché eh, riusciamo a no, andare in quel tipo di direzione. Quindi ha fatto anche un po' da diciamo, mediatore linguistico anche fra, fra due mondi che sono un po' diversi. E, mi viene una domanda soprattutto per il fatto che hai citato l'imprenditore, tra l'altro ne approfitta anche per dire insomma, a chi è in ascolto e collegato eh, che potete fare tranquillamente delle domande in chat che poi noi porremo a, a Luca no? e quindi potrebbe essere l'occasione appunto di commentare o di fare domande proprio sul progetto. Ecco, hai citato l'imprenditore no? di un'azienda fortemente imprenditoriale, hai raccontato un po' tu la, la storia di, 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 di come è cresciuta tantissimo in questi anni, anche per delle geniali intuizioni un po' dell'imprenditore. Um, ecco, com'è com stato l'attitudine? No? Che cosa anche ha guidato no? una persona così? Comunque con una grande leadership, una grande spinta, un grande drive. Quindi qual era l'atteggiamento pre e qual è l'atteggiamento magari adesso? Insomma, che cosa, che cosa hai notato? Ma allora, nell'atteggiamento pre possiamo anche celebrare un po' di insuccesso, no? nel senso che noi abbiamo provato a, a introdurre il tema degli OKR in un momento sbagliato, più di due anni fa in cui probabilmente l'organizzazione non era ancora pronta da un punto di vista relazionale, da un punto di vista di riflessione sulla strategia eh, e, e lì ci siamo fermati al non ho capito cosa sono, non ho capito a cosa servono no? e, e quindi lì abbiamo capito che c'era un lavoro da fare dietro e prima, no? Il discorso delle missioni che vi ho fatto, ma anche tutta una parte di team playing che abbiamo fatto con leadership team, di, eserci di esercizio di allenamento dei muscoli della leadership, un ragionamento di riflessione con l'imprenditore sulla strategia. Perché io ho lavorato anche in molte multinazionali, per me è abbastanza naturale quando penso a strategia aziendale pensare a un deck PowerPoint che mi ha fatto mm -hmm. un consulente, in un'azienda imprenditoriale strategia sta dentro, sta dentro la testa di, di chi la guida, no? E quindi io credo che eh, al di là della diffidenza iniziale, al fatto di aver ripreso poi il progetto un anno dopo, con, avendo massaggiato l'organizzazione e anche l'imprenditore da questo punto di vista, eh, credo che, che Andrea abbia visto il valore della concretezza dello strumento eh, e abbia visto anche un'opportunità di self reflection, cioè quindi andare anche a creare un documento diciamo di sintesi che abbiamo preparato per avviare il lavoro sugli OKR, in cui abbiamo definito il purpose, in cui abbiamo cominciato a scrivere proprio degli statement nero su bianco relativamente a dove avremmo voluto andare, a qual era il contributo delle varie mission, è stato anche un modo è come quando fai il tema a scuola, no? Cioè quando cominci a scrivere poi no? Hai modo anche di oggettivare e razionalizzare le, le idee, quindi credo che abbia avuto anche questo tipo di ruolo nei confronti dell'imprenditore. Quindi direi concretezza e capacità di eh, mettere nero su bianco quello che è il pensiero imprenditoriale. Stavo riflettendo, Luca, su, su questo aspetto. Eh, mi viene in mente Bruce Lee con Be Water, eh? cioè, è, si acqua per poter muoversi in modo molto flessibile, flessuoso nei sistemi. E in realtà, poi tutta la nostra esperienza legata a, alle performance, al goal setting, eccetera, invece è molto b monolith, cioè si sì, un monolite in un certo senso, che i KPI e quant'altro. Questo però porta con sé tutta una serie di, 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 di sottostanti su cui bisogna riflettere nell'organizzazione, cioè il tema dell'imperfezione anziché della perfezione, il tema della revisione periodica, il tema della conversazione strategica. Ecco c'è. Cioè, come eh, la tua organizzazione sta eh, provando a muoversi rispetto all'essere un po' monolite, che un po' purtroppo è il background che ci portiamo dietro. Eh? Quindi cioè, siamo tutti, arriviamo tutti dal background monolite. Quindi KPI bisogna farlo: 100%, guai chi sgarra, cioè, eh, ti pago se li fai. Quindi tutto questo meccanismo qua che di fatto ci portiamo dietro. Forse le nuove generazioni usciranno da questo monolite, ma noi purtroppo ci cadiamo in continuazione come dei polli. Eh, come, come, come sta muovendosi la tua organizzazione tra acqua e monolite? Ma, eh, anche qui mi viene da dire che alla fine, poi è il mondo che sta fuori, che ci comanda. No? Cioè, secondo me, il passaggio fra il monolite e un sistema più acquatico è dato dal cambiamento dello scenario. Noi lavoriamo nel mondo del food. Lavoriamo a diretto contatto con i consumatori che fanno la spesa e quindi quelli che sono stati, diciamo, anche i fenomeni macroeconomici eh, degli ultimi anni hanno messo fortemente in discussione il monolite. No? Eh, una piccola e media impresa già di per sé lo è meno, magari rispetto a una grande organizzazione, un po' più diciamo più strutturata, eh, e quindi per sua natura un po' più monolitica però devo dire che la grande spinta l'abbiamo avuta da, da quello che è successo fuori negli ultimi due anni, no? quindi il tema dell'inflazione, il tema dell'aumento dei costi delle materie prime, il tema della fluidità del mondo del lavoro, la difficoltà di attrarre di trattenere talenti all'interno dell'organizzazione, quindi non solo temi commerciali, anche temi che riguardano il mercato del lavoro, trend sociali, eh, bisogni da parte delle persone. Questo ci ha fatto fondamentalmente eh, un po' tremare le gambe eh, e... Eh, ci ha confortato nella, nella scelta appunto di un, di un approccio più fluido e questa cosa degli OKR è evocativa, cioè gli OKR hanno un ciclo trimestrale, dirò di più, eh, hanno un ciclo trimestrale, ma ci siamo magari resi conto già dopo un mese e mezzo che uno dei, dei, dei quattro key results che erano stati individuati nella missione X eh, già andava aggiornato perché era successo qualcosa di nuovo e di diverso no? lì fuori. Quindi sempre per celebrare l'errore, anche su questo, ci siamo trovati molto spesso uh, con uh, il cancellino, il bianchetto, le pennarelle a scrivere sopra a quello che avevamo scritto in penna. E, e questo se da un lato esteticamente può sembrare brutto perché hai un, un foglio che è scarabocchiato, invece lo trovo da un punto di vista di valore una cosa straordinaria perché è un documento vivo, no? quindi non è lettera morta, ma è un foglio che viene maneggiato, scritto a più mani, eh, adattato. E quindi anche dirsi, eh, come è stato per noi, questi obiettivi sono troppo alti, piuttosto che questi obiettivi sono troppo poco sfidanti piuttosto che questo chi risalza mh, non ci serve a niente in questo momento perché lì fuori è successo qualcos'altro e dobbiamo focalizzare tutta la nostra potenza di fuoco su, su quant'altro. Quindi questo proprio ti aiuta a mettere un po' insieme il viaggio di lungo e quello che succede nel breve, no? Quindi di nuovo anche qui una funzione di ponte dal mio punto di vista rispetto a un metodo tradizionale che, che va a cicli immobili almeno di un anno, no? Quadrati. Certo. Interessato, l'hai citato più volte un po' no? questa celebrazione dell'errore. Per fortuna ultimamente se ne parla sempre un po' di più, eh, probabilmente anche i concetti di agilità aiutano in questo, no? perché ti, ti, ti portano proprio con delle, una metodologia, una ritualità a fare retrospettiva cadenzata no? di quello che è successo. Eh, ecco, eh, diciamo, nella metodologia degli occhi che prevedono proprio ogni tre mesi una revisione degli stessi. Dove è necessario non è che è obbligatorio, ehm, implica anche andare a, proprio a verificare che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato. Ehm, ecco, questa cosa l'hai detto, avete usato il cancellino, eccetera, però è stata una cosa semplice, c'è stata un po' di resistenza? Ehm, cosa ci vuoi raccontare su questo? Allora, direi che è stato semplice e naturale, eh... Un po' di timore di pudore iniziale perché non sei abituato. No? Penso soprattutto al mondo magari commerciale no? che abituato con il KPI annuale, con l'obiettivo eh, di vendita. Eh, però, al di là di questo piccolo pudore, direi che è venuto in mo modo molto naturale. Eh, e è stato probabilmente anche aiutato da dei momenti collegiali in cui eh, Abbiamo visto che non eravamo soli, no? quindi magari una missione no? si è resa conto che c'era qualcosa che non andava all'interno diciamo, del, del suo OKR, quindi quando andava a programmare il trimestre successivo dichiarava apertamente c'è cioè, necessità di rimettere mano a questo aspetto, ma vedere che c'era un'altra missione che magari aveva un tema analogo. No? Tu hai citato la Jai, noi abbiamo fatto una retrospettiva un mesetto fa con, eh, con l'imprenditore, con tutto il leadership team, in cui abbiamo proprio fatto un ragionamento su tre layer. Quello del contenuto, quello della relazione e quella della metodologia. Quindi gli OKR erano ok da un punto di vista di contenuti, quindi rispondevano bene a quello che è, diciamo, eh, il mondo fuori, ma anche dove vogliamo andare, perché poi è sempre no, il brigio no, fra quello che succede no, e quello che è il nostro obiettivo di, di crescita, eh, e quindi, in termini di, di qualità eh, erano buoni, erano completi, eh, erano chiari. Poi eh, il secondo layer sul quale ci siamo interrogati invece è il layer della relazione, perché poi l'OKR ha innescato, come dicevamo prima, nuove relazioni aziendali, no? E quindi magari, eh, da un lato vi ho fatto un esempio virtuoso, cioè, eh, che ne so, i due mission lead che si parlano di più, ma ci sono anche degli esempi che hanno invece evidenziato dei nodi, delle tensioni organizzative, no? Quindi delle difficoltà, no? Per esempio a scaricare a terra determinate iniziative perché magari coinvolgevano... Uh, persone magari su, su, su quale c'era anche un tema relazionale. Quindi anche lì abbiamo fatto tutta una serie di domande in ottica proprio retrospettiva e anche di diciamo, proposte di miglioramento uh, sul tema relazionale. L'ultimo layer che abbiamo affrontato invece è quello metodologico e quindi lì uh, banalmente vanno bene gli strumenti che stiamo utilizzando, va bene la frequenza che stiamo utilizzando, va bene la ritualità che abbiamo dato le weekly review, la monthly review con il CEO, la revisione trimestrale o semestrale, ogni quanto tempo andiamo a rimettere in discussione o fare magari tuning di aspetti un pochino più alti della strategia. E è stato veramente super, super utile e c'è ancora molta strada da fare, nel senso che questo trimestre è meglio del precedente, il precedente è meglio di quello certo. eh, di quello prima. Uh, però devo dire che, che il livello di engagement è stato veramente molto, molto elevato anche in questa attività di retrospettiva. Ecco, Luca, se, finalmente arrivano. Si è un, un po' bloccata la mia chat, quindi riesco a vedere eh, finalmente i, i, i commenti degli amici presenti. C'è un primo commento che credo vada affrontato, così affrontiamo il grande tabù, secondo me, che è quello di Laura Sfriso, che saluto. E che parla come conciliare OKR ed eh, MBO. Io so che in, in Rigoni su questo si è riflettuto e sta riflettendo molto e quindi sarebbe bello che tu ci raccontassi un po' cosa si sta sperimentando da questo punto di vista, perché questo è un tema che hanno tutte le aziende delle medio grandi in su, se vogliono applicare gli OKR, avranno questo tipo di riflessione da fare, perché devono in qualche modo disintermediare il sistema organizzativo da... Monolite, quindi gli MBO, gli aspetti economici collegati agli obiettivi, quindi lì c'è proprio anche grande interesse personale, ci sono grandi opportunità personali su cui bisogna intervenire. Quindi provo un po' a raccontarci se puoi questo pezzettino. Sì, eh, allora diciamo che eh, la situazione eh, di Rigoni di Asiago era eh, diciamo abbastanza macchia di, diciamo di Leopardo relativamente alla gestione degli MBO, nel senso che c'erano gestioni diciamo differenti. Io sono entrato in, in, in Rigoni due anni fa, ho fatto lo startup della funzione. Quindi, stiamo parlando di un'azienda che ha cent'anni di storia, ma due anni di storia strutturata da un punto di vista anche di approccio, di approccio people. Non che prima non ci fosse, ma veniva gestito direttamente dall'imprenditore piuttosto che dal mondo finance. Quindi, io ho avuto diciamo, la fortuna diciamo, di partire da una situazione che non era troppo ingessata. E quindi questo qui, fondamentalmente, eh, mi ha consentito di lavorare sul mondo OKR e eh, sul mondo MBO in, in, modo, in modo separato. Il tema ce lo siamo posti, nel senso che eh, dopo aver fatto un po' di giri trimestrali di OKR, abbiamo deciso di mettere un po' di tepe alla situazione. E, e quindi l'idea è stata quella di dire: proviamo anche a eh, mettere un elemento incentivante che, però, non inquini il valore dell'OKR, no? Eh, dal mio punto di vista, eh, devono rimanere eh, due temi eh, su binari separati perché, altrimenti, il rischio anni 80-90 in cui eh, fondamentalmente Vado a costruire gli obiettivi affinché io poi possa raggiungere il payout. Chi risalza li faccio non troppo ambiziosi perché così poi riesco a chiudere una percentuale maggiore. Entriamo in una logica che abbiamo già visto nelle nostre organizzazioni negli ultimi 15-20 anni: non funziona perché diventa una logica malata all'origine, no? nel senso che per ottenere il risultato finale va a modificare fondamentalmente tutto quello che ci sta prima e lo inquina. Quindi io direi un processo separato, però è interessante il fatto di pensare comunque di attaccare un pezzo di incentivazione al, al tema degli OKR, magari mh, pensando anche delle modalità, che è quello che stiamo facendo noi, più di incentivazione collettiva quindi anche di, diciamo, di profit sharing quindi di condivisione un po' di quelli che, eh, che sono i risultati di una missione. No, abbiamo detto che una missione lavora insieme, raggiungere o non raggiungere un OKR è frutto del lavoro di tutti. E quindi anche pensando a dei meccanismi che superano l'individualità della e che invece possono andare a ragionare su modalità anche molto innovative, di, diciamo di, di spartizione del, del, del premio. Ecco. Sì, tra l'altro ci dai un bello stimolo, magari lo dico a Giulia dietro le quinte, per magari immaginare un Let's Paper Rise proprio su, su dove vanno gli MBO. Eh, perché qua ci cioè, siamo in un'epoca in cui dovremmo farci tante domande del dove vanno. Ad esempio la successiva è Flavio, eh, nostro collega, che parla proprio di, eh, la leggo così come, come l'ha scritta Flavio, perché restiamo innamorati dell'organigramma in azienda eh, quando di fatto eh, tutti questi temi cross funzionali cercano di un passaggio dal solido al liquido. Quindi cioè, eh, perché rimaniamo aggrappati a sistemi organizzativi che sono monolitici, quando di fatto poi cominciamo veramente a capire il vantaggio, eh, l'opportunità di essere eh, sistemi più liquidi. Questa è una bella considerazione. Mi pare che Rigoni, da quello che stai raccontando tu, su questo ha fatto eh, una bella sperimentazione, le mission... No. Non con poche diffidenze all'inizio, eh, perché poi il tema quando abbiamo istituito le mission, ricordiamocelo, è stato il... ma, eh, ma perché c'è la mission prodotto? Ma per la cosa stiamo mettendo un direttore operation? Il mission lead quindi diventa... Quell'altro meccanismo interessante che, non, che forse non ho raccontato è che ogni missione ha un mission leader e il mission leader è eletto annualmente da, dalla missione e quindi sono state individuate per esempio per quest'anno tre mission lead sulle tre missioni e... Qualche mese ci troveremo a discutere se confermare le persone, se fare una rotazione su qualcun altro. No, e però all'inizio l'idea era quella di dire: Ma quindi mi state mettendo un direttore operation sopra, mi state mettendo un chief commercial officer che mi prende il tempo Italia, estero, marketing, innovazione e gli scatta il meccanismo. No, in cui comunque noi ci ancoriamo a. Questo cavolo di piramide che ci portiamo dietro dai tempi egizi, egizi, no? E però anche questo è un modo, secondo me, per fare, fare sperimentazione di organizzazione fluide, è un, diciamo, un modello studio di till, no? Uh, è uno un specchio di layer che vai a mettere sopra l'organizzazione normale, che comunque sopravvive, no? Che comunque ci saranno progetti eh. che gli obiettivi commerciali, le business review, le relazioni col fondo, uh, però. Con un layer che dà un grandissimo valore. Tra l'altro, hai citato appunto i mission lead, mi piace commentare il fatto che abbiamo proprio osservato anche come l'identificazione di questo mission lead abbia permesso ad alcuni manager proprio di fare uno step up, cioè di, di, di avere un grande momento di empowerment, nel senso che. Eh, anche diciamo responsabili di funzioni magari insospettabili, che in realtà poi hanno avuto veramente un ruolo di leading della missione, di coordinamento, e quindi questo veramente ha permesso proprio quello step di empowerment che è necessario. Attualmente, proprio in un contesto complesso è necessario diffondere la leadership, no? Perché la visione singola chiaramente del delle, delle, Dell'amministratore delegato non è più sufficiente, sicuramente è ancora essenziale, ma non è più sufficiente. Quindi, questo è stato proprio è un bell'esercizio di empowerment anche proprio dei, eh, dei manager che si vedono protagonisti, e in particolare i mission lead, ulteriormente protagonisti. Magari leggerei. Qualche altra domanda, um, che ci è arrivato, insomma, iniziano a arrivare un po' di domande. Allora, ce n'è una da Massimo Di Vera, un po' lunga, magari prova a sintetizzarla. Lui inizia dicendo che, appunto, celebra: è bello il, il fatto che sia partito praticamente da un naufragio e che si è stato ripreso in una fase successiva, però sostanzialmente quali sono i fattori che agevolano l'introduzione di un sistema con gli Echiara? Da un lato sembrerebbe essere le missioni, perché abbiamo citato, dall'altro magari dice probabilmente un fattore vincente è la totale aderenza agli occhiali con le tematiche di business. Proviamo a dare una risposta, Massimo. Grazie intanto per la domanda. provo io e costruendo un po' su questo tema del della vicinanza fra l'OKR e non solo le tematiche di business, ma il ritorno sulla strategia aziendale, no? Ehm, perché altrimenti poi ritorniamo o a un OKR che è completamente disaccoppiato mm. rispetto al mondo dell'azienda, eh, oppure un OKR molto qualitativo, molto sul come, molto poco no, concreto, molto, molto poco fisico, no? Quindi... Eh, il processo che abbiamo fatto noi, per renderlo concreto, è che siamo partiti da, dal purpose e dai building blocks del piano strategico Rigoni di Asiago. Poi siamo andati a declinare questo purpose e questi building blocks all'interno delle varie missioni, cioè eh, faccio un esempio, no? vogliamo diciamo, andare a conquistare dei nuovi mercati di qui al 2026, che cosa significa andare a conquistare dei nuovi mercati di qui al 2026? Per l'innovazione magari significherà andare a sviluppare nuovi prodotti, no? per il commerciale significherà avere un, una politica commerciale di, di hunting in determinate diciamo, aree geografiche, per il marketing significherà magari superare no, una, eh, una visione magari franciacentrica o italiacentrica, che sono i nostri primi mercati principali in questo momento, per andare invece a parlare a un consumatore che magari è molto distante da un punto di vista culturale. Quindi... Abbiamo preso gli obiettivi dell'azienda, li abbiamo calati da un punto di vista di purpose e di building blocks all'interno delle missioni e poi all'interno delle missioni abbiamo costruito gli OKR che andassero esattamente in quella direzione. No? Eh, e quindi eh, poi abbiamo, abbiamo trovato e troviamo all'interno degli OKR i piccoli passi che ti consentono di andare dove vuoi andare. No? Quindi con la metafora del viaggio, no? cioè, voglio andare eh, in, in Estremo Oriente. Siamo tutti d'accordo che vogliamo andare in Estremo Oriente, ognuno di noi ha un ruolo, perché ci saranno i carovaniere, ci sarà quello che farà da mangiare, ci sarà quello che mm -hmm. si occuperà della manutenzione. E, e, e gli Okara okay sono la strada che andiamo a fare, no? Poi possiamo passare magari, diciamo, dal, da, dalla Russia, piuttosto che possiamo fare il giro, eh, il giro per l'India. Però sempre lì stiamo andando. E quindi l'altro valore che, che mi sento di dire ha avuto il progetto è stato il fatto di creare un frame... Eh, comune per cui non è in discussione in questo momento che Rigoni sta andando in quella direzione perché fondamentalmente a tutti è chiaro che stiamo andando in quella direzione poi magari è la sovrapposizione di compiti poi c'è appunto eh, nessuno che aveva pensato di portare in carovana una determinata cosa quindi lo faccio io lo fai tu però il fatto che stiamo andando in quella direzione e che siamo tutti on board e che eh, e che ci diamo e collaboriamo insieme per, per andare a portarci a casa quel risultato non è, non è in discussione. Certo. Grazie, Luca. Eh, tra l'altro eh, un aspetto interessante ascoltandoti da questo punto di vista è proprio, è proprio come l'occhiar consenta di, di avere un focus piuttosto eh, um, robusto, rigoroso e al tempo stesso la capacità via via, questo è un fatto culturale, eh, eh, via via, di, di accorgersi che manca un pezzo e buttarlo dentro per il prossimo trimestre, cioè che so, ti accorgi che eh, un certo processo non sta funzionando ed è un outcome strategico perché l'azienda funziona in un certo modo, e a quel punto eh, costruisci per quel trimestre proprio un intervento. E quindi proprio è, è, è un approccio re restaurativo: cioè fai. E come avere continuo restauro di un, di un sistema che ha bisogno di essere osservato, guardato, nei suoi cedimenti, nei suoi punti di forza. Quindi, questo è un aspetto che anch'io sto notando di così interessante. C'è qualcosa che avete fatto ultimamente che risponde ad, proprio a questa capacità di buttare via tutto e riscrivere qualcosa di eh, totalmente necessario in questo momento, ad esempio? Ma allora sì, sì. Eh... Faccio un esempio di una Mission Enabler, ho visto anche che stanno arrivando molte domande in cui ci chiedono di fare anche degli esempi concreti, no? quindi esatto, magari partiamo, partiamo magari anche da, 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 da questo. No? La Mission Enabler per esempio ha avuto nei trimestri scorsi eh, uno QR che riguardava eh, tutto il tema della professionalizzazione del controllo di gestione, no? quindi eh, fondamentalmente un'evoluzione ehm, un del ruolo eh, diciamo, del controllo di gestione del finance in generale come vero business partner. Uh, per, uh, per le altre organizzazioni. No? Uh, abbiamo fatto un lavoro, secondo me, molto bello da un punto di vista di, di strumenti, da un punto di vista di uh, reportistica, anche da un punto di vista di competenze e risorse all'interno di quella missione e non dico che, che, che quel tema era, era chiuso, ma dopo tre trimestri fondamentalmente ci sentivamo diciamo, raggiunto quel tipo di obiettivo anche con una soddisfazione del cliente interno e quindi dei vari dipartimenti molto elevata. A quel punto lì abbiamo detto perché continuare a portarci dietro questo obiettivo magari individuando degli altri key results, ulteriore miglioramento e non guardiamo all'oggi. E sull'oggi eh, la riflessione è stata relativamente a tutto eh, diciamo, il ripensamento di un processo di budget, no? e quindi un processo di budget che fosse più collaborativo, che fosse più aderente alla strategia, in cui ci fosse eh, anche l'espressione di una collaborazione fra le diverse funzioni aziendali. Il processo di budget è, è un processo dolorosissimo all'interno delle aziende, chi ci ascolta lo sa, eccetera, eccetera. E quindi eh, lì la Mission Enablers, per esempio, eh, si è andata a definire un, eh, un obiettivo completamente diverso rispetto a quelli che aveva implementato. Uh, precedentemente, ma che va nella direzione fondamentalmente di portare i rigoni in, in Cina. Perché se oggi mettiamo in campo forze ed energie per ripensare, costruire, fare in modo più veloce, più efficace tutto quello che è il nostro processo di budget, di forecasting, uh, di analisi del numero, riusciremo ad avere, per esempio, no, una mappa di posizionamento più... avremo il GPS, no? Nella nostra carovana. E questo per esempio è un, un esempio di OKIAR okay nel mondo di enablers. Quindi siamo passati da un, un obiettivo più qualitativo, se volete, di professionalizzazione del controllo di gestione a un obiettivo molto, molto concreto. Quello che noi abbiamo sempre cercato di fare è di mettere della misurabilità. No? Quindi, per esempio, sul tema della professionalizzazione del controllo di gestione, abbiamo fatto un test di test, quindi abbiamo detto un anno prima e un anno dopo, chiediamo ai nostri clienti interni qual è diciamo, la loro opinione relativamente alla qualità del servizio, la reportistica, la tempestività. Dateci degli spunti per migliorare. La missione ha lavorato con gli OKR e, e poi c'è stato un retest l'anno successivo che ha visto un incremento della, della percentuale di soddisfazione del cliente interno. Questo è un esempio che, che secondo me insomma, è abbastanza evocativo di aver detto, giriamo pagina, yeah. bisognava certo. farlo perché... Yeah. Ma tra l'altro la missione enabler in è interessante proprio anche come case perché chiaramente ha dei suoi obiettivi, ma spesso viene chiamata no? proprio eh, come Nebler nelle altre missioni. Quindi abbiamo visto proprio un ruolo. Eh, da un lato l'abbiamo definito anche di prezzemolino, nel senso che era un po' dappertutto, ma di grande valore aggiunto, no? sia della parte I che diciamo però ce l'ha già un po' dentro no? il ruolo di business partner, ma poi anche la parte abbiamo visto del controllo di gestione, quindi la parte finance e la parte anche IT, che in realtà oltre al loro, al loro ruolo specifico, hanno avuto proprio un, un ruolo anche di coordinamento e supporto nel design di processi. Laddove appunto dovevano essere affinati rimessi a posto. Quindi questo devo dire, grande valore aggiunto anche di un se vuoi di una missione con un mix di, di, di funzioni anche un po' eterogenee, ma che però il cui obiettivo, il cui purpose è proprio il supporto. Quindi, veramente forse è anche la missione che più lavorava all'interno, ma anche verso l'esterno, no? quindi verso inter, intermissioni. Ehm, ci sono alcune domande, eh, magari insieme, Paola, cioè, mi c'è una domanda del link di me... Potrebbe essere interessante no. quella, ci racconti il processo per tenere... I link vivo di user, focus, sì, sì, mi, mi spiace non compare il nome, ma sì... Okay. Perché per secondo me... Il focus. Se, se Proviamo ad aggiungere a questo tipo di domanda anche come tieni il focus invece tra i tre mission lead. Cioè, proviamo un attimo a raccontare come i mission lead si coordinano con la direzione generale, la D... perché insomma, hai parlato di imprenditore, ma probabilmente... Eh, sì, infatti è... c'era una domanda che diceva hai parla, parlato di imprenditore, no, di proprietà, <ride> ma non di persona. direzione generale. Oggi c'è un, diciamo, una sovrapposizione tra l'uno e l'altro. Poi comunque abbiamo anche degli diciamo, shareholder che sono esterni, che sono il nostro fondo di investimento. Eh, anche questo per esempio è stato interessante nel senso di raccontare come stavamo lavorando sulla strategia ai nostri investitori. Ha dato gran, grande robustezza al lavoro che sta facendo Rigoni di Asiago nel, negli, ultimi, yeah. negli ultimi due anni, quindi è stato subito apprezzato quando io ne ho parlato al fondo di questo, di questo, di questo progetto. Eh, come teniamo vivo? Allora, con i riti, eh, la GIEI ci insegna no? eh, che le qualità sono importanti, eh, io direi che sono proprio dei riti che hanno delle cadenze diverse. Eh, nella giornata, nella settimana, c'è il ritmo del dialogo informale fra i mission lead. E anche la partecipazione, come diceva Paola, eh, per esempio, non so, della mission enabler all'interno di una riunione sulle efficienze industriali piuttosto che sul livello di servizio della logistica perché magari serve il sistema, serve il processo cioè il modo, noi dobbiamo dare una mano per far sì che loro possano raggiungere quel tipo di obiettivo è un secondo ritmo che invece è un ritmo a piccole geografie quindi e a, a missioni che è un ritmo che tutte le missioni si sono date più o meno quindicinali a parte il prodotto che è un po' più flessibile perché lavorando con la produzione a volte magari si incontrano più dilatatamente a volte... Più, in maniera più stretta, però mediamente a un ritmo bisettimanale. Quindi un paio di volte alla settimana i mission lead e i membri del, diciamo, della, della missione si incontrano per fare un checkpoint su eh, i, gli OKR e vanno anche ad aggiornare un, un sistema. Inizialmente noi lavoravamo su foglio Excel, adesso abbiamo cominciato ad adottare anche uno strumento che ci aiuta a fare tracking a comunicare, ad avere visibilità di che cosa sta facendo, diciamo, eh, l'altra missione. Che strumento eh, è Luca? Eh? Eh, stiamo usando Viva Goals, stiamo Viva facendo Goals. un pilota eh, che è uno strumento di Microsoft, interessante perché è fondamentalmente implementato in, in Teams e quindi sta dentro la routine quotidiana. Uh, quindi, questo qui fondamentalmente è una review, no? è un po' come la review dell'agile, no? cioè, quindi è un momento in cui dici ok, fatto, fatto, qui siamo indietro, in cui viene chiesta anche una stima percentuale del raggiungimento, di aggiornare un numero che può riguardare, per esempio, un mercato piuttosto che dei volumi. Eh, quindi anche molto, molto business, molto concreto, cioè non sono eh, diciamo delle riunioni in cui si parla di aria fritta. Poi invece su base mensile andiamo a fare una business review con l'amministratore delegato in cui i tre mission lead presentano fondamentalmente la chiusura del, del mese, quindi l'avanzamento del mese 1, mese 2, mese 3 e al terzo mese chiaramente il fatto di aver chiuso il trimestre. E poi c'è un momento ancora più grande che invece è un momento collettivo, una volta ogni tre mesi all'interno del nostro leadership team meeting dedichiamo uno spazio dedicato agli OKR, alle mission. E quindi lì veramente invece diventa un tema collegiale che non va sulla puntualità del, della singola missione, del singolo obiettivo, ma che diventa fondamentalmente poi una discussione dove si innescano eh, anche temi strategici, cross funzionali molto interessanti che riguardano più il nostro consumatore, i nostri clienti. Eh, il processo di innovazione, eccetera, eccetera, che però parte da appunto una, una review che viene fatta dai mission lead su come ha lavorato la missione durante il trimestre e che obiettivi si è dato nel trimestre successivo. Quindi proprio ritmi diciamo diversi, e il ritmo, ragazzi, da vita e da energia a questa, a questa cosa, eh, altrimenti non abbiamo molto... usato la parola allenamento. No? E abbiamo par usato la parola muscoli, cioè proprio qualcosa che si acquisisce piano piano, eh, in qualche fase, soprattutto all'inizio magari ci, si viene supportati sicuramente da una grande sponsorship uh, della parte ICHAR, nel senso che anche tu Luca ti sei speso molto proprio nel coordinamento di questa parte. Anche grazie al nostro aiuto, proprio in un'ottica di supporto a questo, alla tenuta del ritmo e anche poi nel dialogo interno alle missioni, che all'inizio chiaramente sono, devono prendere una familiarità, nell'iniziare no? a parlare in un certo modo, nell'iniziare a confrontarsi, nel risolvere eventuali conflittualità no? che possono venire fuori o contrapposizioni storiche. Ecco. Aiutare a diciamo un, un effetto, un risultato uh, che è parte proprio della pratica e dei rituali, è imparare anche a parlarsi e dialogare in maniera più efficace uh, in un'ottica di risoluzione del conflitto e non di conferma del conflitto e delle posizioni esistenti. Chiaramente il supporto, magari esterno, soprattutto nelle prime fasi, può essere, può essere utile, ma poi è una competenza che rimane alle persone, all'organizzazione che poi si porta avanti in autonomia. Sì. Sì, un ultimo, un ultimo eh, perché siamo veramente in, in eh, ma... tantissime, tantissime domande comunque, eh. tantissime sì, cose che dobbiamo fare, dobbiamo fare un bis, sai Luca, adesso magari lo progettiamo perché il tema è caldissimo, eh, però una cosa vorrei che lasciassimo, rilasciassimo ulteriormente a chi è con noi oggi nella, in questa conversazione ed è il tema delle alleanze. Cioè, ho visto in più, eh, non, non ne faccio vedere uno perché l'ho visto apparire in più post, cioè, che so, il, il rapporto col, con la finanza, il rapporto con il controllo di gestione, cioè, eh, perché poi al fine sono, senza queste alleanze, l'effetto elastico è dietro l'angolo, cioè tu magari parti in quarta, poi, che so, basta che il controller metta in piedi un sistema che non tiene conto di sta roba, bang, si torna indietro di i di due anni in un secondo solo. Ecco come... Come stanno reagendo i tuoi colleghi, diciamo più legati al tema del controllo eh, a questo tipo di, di approccio? E cioè, come stai sostenendo questa alleanza? Mi pare Ma che gli ebrei siano una risposta a questo tipo di cose, però, no, è, è un'alleanza fondamentale. E, e diciamo, io ho anche la fortuna di avere la sensibilità giusta in queste due funzioni, no? Perché poi ho visto anche qualche domanda che riguardava anche le persone, no? Come fate, fate a tirarli dentro? E è chiaro che eh, avere un mindset predisposto a questo tipo di lavoro eh, rende il lavoro molto più facile devo dire che appunto, abbiamo un controllo di gestione molto orientato alla business partnership abbiamo una, una direzione per esempio di sistemi informativi molto di servizio e questi due fattori qui di fatto sono stati di, di grandissima abilitazione sarebbe stato molto difficile eh, se non avessi avuto diciamo, i partner giusti però è anche nostra responsabilità creare e costruire le premesse per, per che questo possa succedere. Grazie mille, Luca. Eh, adesso siamo alla al conclusione sì, sì, di, di questa conversazione. E volevo innanzitutto dire: eh, immagino tutti da domani eh, mangiare palettate di nocciolate origoni. <ride> eh, <ride> Io consiglio, io consiglio, io consiglio, io consiglio la, la senza latte, che è di una bontà eh, veramente incredibile, ma anche la marmellata alle arance amare è veramente molto buona. Altro momento di pubblicità progresso è il nostro libro, quindi l'abbiamo sviluppato con Oblix, che è la società eh, con cui gestiamo il tema della trasformazione digitale. Un bel libro, eh, sta piacendo, quindi eh, è pieno, pienissimo di esempi proprio di OKR, Funzione per funzione, quindi almeno, sono 100 pagine di OKR, solo questo vale la pena eh, la lettura di questo, di questo libro. E, e in più devo dirvi: vi dire, allora, sicuramente costruiremo un Let's Play Paradise ulteriore, su, cioè, diventa una serie. Cioè, andiamo a vedere a cosa, fa, cosa fa fra sei mesi. Ok, su, su Quindi ti monitoriamo adesso in poi, Luca, se ci dai. No pressure. Di, di autorizzazione. E vi invito alla prossima conversazione, che sarà il 10 novembre, eh, con Luca Solari, conosciutissimo, amico, eh, conosciutissimo da, da molti di voi, con cui inizieremo ad affrontare con questa logica. Si parte teoricamente, e poi ci sarà invece una seconda puntata più proprio di racconto pratico, del nuovo corso delle accademie aziendali. E con questo. Bello. Vi saluto e ringrazio Luca per la disponibilità. Eh, saluto Paola. Grazie e... a voi. Tutti Grazie voi. a tutti. Grazie ciao a tutti. Buona ciao, a tutti. Ciao. Buona ciao. Buon weekend. ciao 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 ciao. ciao, ciao.